Sì, allora lunedì 2 maggio verrà inaugurata questa targa in onore di Felice Cascione in occasione dei 98 anni dalla sua nascita. Siamo con il presidente del Circolo Palacio Giacomo Rainieri che ha curato l'iniziativa. L'iniziativa l'abbiamo condivisa con l'Istituto Storico della Resistenza, di cui ho l'onore di far parte, ed è un'iniziativa fortemente voluta da un nostro socio, l'amico Miro Genovese, che è uno degli ultimi amici che hanno conosciuto Felice Cascione. È lo scoprimento di una lapide che avverrà alle ore 11 sulla facciata della propria abitazione, via Santa Caterina, vicino alla chiesa di San Leonardo, per chi ci sente, per chi ci legge. E vuole essere una testimonianza di valori, una testimonianza di stime, di affetto verso una persona che ha sacrificato la propria vita. Non dimentichiamoci mai che è la prima medaglia d'oro della città d'Imperia insieme alle altre cinque. E quei valori che per noi hanno ancora un'importanza enorme, perché come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Mattarella lunedì 25, celebrando il 25 aprile, dalla Resistenza è nata poi la nostra Repubblica, è nata la nostra Costituzione. Sono valori di estrema importanza ancora oggi, però come lei stesso ha sottolineato nel corso della conferenza stampa, si rischia di perderli. Insomma, negli ultimi giorni abbiamo assistito a, non so come definirli, insomma, degli atti vandalici, nei confronti del busto di Felice Cascione. Come li definisce? Io guardi, direi che con una bella frase che rubo a un grande capo partigiano che è stato Boldrini, Bulow. E quelle persone hanno combattuto per chi ci credeva, per chi stava a guardare e anche per chi era contro. Dunque anche questi signori che hanno compiuto questi gesti, ritengo che forse dovrebbero meditare sulla stupidità di quei gesti e sull'importanza e sul significato di tante persone che hanno sacrificato la vita per questo paese. Appuntamento lunedì 2 maggio alle 11 in presenza del prefetto, del sindaco di Imperia. Delle massime autorità, di alcune scolaresche e di tanti amici che condividono e sostengono e aiutano a portare avanti questi. Grazie.